Ciao a tutti, oggi registriamo cioè, la seconda parte della famiglia Guerra, 6 anni dopo, 5 o 6 anni dopo, non si sa, cioè, non lo sappiamo in questo momento. Sei stagioni dopo, va. Buonasera, Sono con Andy, l'avete già sentito. E niente, prima di iniziare ricordatevi di non dare la birra ai vostri figli. esattamente. E non fateli girare con i forconi, soprattutto. E non puzzate di capra, E possibilmente. cambiatevi la maglietta. Spero mi si senta, perché ho notato che tutti si sente benissimo. A me si sente bene solo quando ci sono le pause. Quando va il video mi si sente poco. Che palle. Devo cambiare microfono. Cominciamo allora. Volume a palla. Luci spente, come dice quel tale Ale. E via. Oddio, aspetta, no. Sono un po' troppo alto. Altra volta. Ah, già, è vero, perché è C'era la una stessa famiglia. volta la famiglia Guerra. Ok. Papà Mirko, mamma Francesca e le due esuberanti figlie Giada e Greta. Molto esuberanti. I Guerra vivevano in una fattoria nelle campagne modenesi. Eccola. Pensavo che parlasse della madre. Esatto. E la loro vita non era scandita dal ritmo della campagna, Guarda che bella. ma dalle urla e dai capricci delle bambine. Mamma mia, raga, mamma mia. Aiuto. Il loro soccorso era Durex. diventata di nostra conoscenza. Durex, Mise che è un'ottima subito ordine pubblicità questa, nella che chissà casa. se avrà ancora la macchia Voglio sul naso la bambina. dimostrare a Francesca e a Mirko come si tratta con i bambini. Voglio coinvolgerli in un gioco tutti e quattro Dimmi se insieme. devo alzare un Adesso io attimo, vi faccio vedere un gioco che voi farete col papà. Perché questa cosa che il papà dovrà costruire Mi insieme a faccio allegre. voi è una casa, una casetta. Qui c'è tutta una bella famiglia, Ma vedi? che belli sono! Raga, aspetta che devo prima Ci vedere. sarà la Ma perché devi parlare ai bambini come se fossero scemi? La mamma. Fu una settimana di duro lavoro per Tata Lucia, La mamma. ma alla fine vissero tutti felici e contenti. Sì. Per sempre. Oddio, se siamo di nuovo qua. 5 anni dopo. Mamma, non l'ho mai vista io questa. Io non me lo ricordo. Ah, perfetto, allora è come se fosse una promozione. Mi chiamo Francesca, ho 33 anni. È rimasta uguale. Vecchia. Mi chiamo Mirko, ho 30 anni, sono sposato con È Francesca. tornato lo scienziato. Madonna, è cambiato, ma è rimasto Ho due uguale. bambine di nome Vedi, Giada, che ha 9 Magritte. anni. Aspetta. Che lavoro fa? Ho due bambini. Francesca. Ma lui è rimasto uguale, solo che gli sono venute le zampe di gallina. È la più giovane di lei, cioè Sì, tipo di 2 anni, mi lei adesso sembra. ha la tua età. E io ne ho 32, ciccia! E anche lei ne ha 32, l'ha detto prima. Ne ha 33! No, lei ne ha 32. Ma no, dai, veramente non ci sento. Davvero. Mi chiamo Francesca, ho 33 Ma anni. vedi? Vedi che ne ha 33, figa, mi stai facendo preoccupare? Cazzo. Avrei prenotato domani la visita della mia dottoressa. Chiamo Mirko, ho 30 anni, sono sposato. Sono un po' finti sti denti, eh? Con Francesca. Francesca. Che cucciolo! Ho due bambine di nome Giada che ha 9 anni Che cosa vuoi? e Greta che ne ha 7. Sì, ne ha 7, Madonna, quanto sono. 5 anni fa chiamai la tata perché c'erano dei problemi con le mie figlie. I problemi si sono Sì, ma c'erano risolti le scarpe. all'epoca, però naturalmente crescono le Ma che cazzo è bambine e un cambiano anche i orso? Ma è un problemi. orso! Poi all'epoca, Perché? però naturalmente No, dai. Ma? Crescono le bambine e cambiano anche i Ma è problemi. un cane, Rossana, pensavo fosse un orso.
Ma no, è uno, ma sei sicuro che è un cane? Si sono risolti all'epoca, però naturalmente... No, è un cane. Dio. Ma è un cane? No, è un cane, allora che da cane? Se non fosse un cane, naturalmente crescono le bambine e cambiano anche i problemi. No, da quella volta là dopo non ho mai più bevuto di birra, no. Ma perché sta bambina sta diventando boliviana? Giada? È una birbante. Però è acqua. Dov'è? Non sto mai ferma. Come quando era piccola? Pensare che mossa ragazzina c'ha 20 anni. E che quando si parla giusto fra di noi adulti lei si intromette sempre, mamma, papà. Perché fate quella strada lì? No, non dirò neanche più alta. Sto parlando io. Oh no no no. Quanti anni ha lei? Greta, anche lei fa la sua parte, anche lei. Oh, non hanno persa l'abitudine di bastonare gli animali, eh? No. Vabbè, ma la tata non gliel'ha insegnata. Gli ha insegnato solo. Come chiamasci un muro, eh? Non ti dà retta. Greta, vieni giù. Giù. Neanche la cosa di guidare si sono perse. Scendi. Qui tanti. Ma guardala. Mi l'ho spiegato tante volte. Ma è più forte di lei. Quando sono insieme faccio anteparare la casa. Panico, 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 panico. Oddio, stoppa. Oh mio Dio, ma cosa? No, ah, cosa sta facendo? Stoppa. Ma che cos'è? Adesso un minuto di silenzio per il cringe, per favore. Un minuto di silenzio anche perché a 7 anni c'è già la battita peggio di Amy Winehouse. Guarda che bello però, guarda che belli però gli stickers del mondo di Patty. Oh mio Dio, Las Divinas. Antonella. Dio, quanto mi piaceva. Madonna. Questo. E quanto mi sentivo Antonella. Mamma mia, che bella Antonella, che figa. Non si sa come cazzo fa a guadagnare i soldi, però a quanto pare ha un attico a Milano, vabbè. Non si sa come cazzo guadagna questa, però è ricca. Capito? Vabbè, le saranno rimasti quelli del mondo di Patty. Ho capito, so. Madonna, figa, quanto ha guadagnato? 200 milioni di euro dal mondo di Patty? Ma tu l'hai visto? Lo chiedo anche a voi, che magari ci starete ascoltando, dato che ci stiamo facendo i cazzi nostri. Quel video di lei che canta la canzone lì della Divinas, e sul palco salgono Rosa Ricci, Laura la Divina e un'altra. Quello l'ho visto, sì. Cioè, ma... L'hai visto? Cioè, boh, vabbè. Laura la Divina con la Antonella, che non mi ricordo come si chiama. Brenda Snicar. No, vabbè. Sì. Cioè, il multiverso. Non ho parole. Fabio. Vabbè. Fabio Chico del mondo di Patti. Erano fan del mondo di Patti, vedo, comunque. Leggermente. Sono tremende. Non che tu fossi chissà cosa, 5 anni fa. E quando gli dici basta, vanno ancora più forte. Ma questa gioca col martello. Ma quello al momento gli la mena con cos'era quell'affare. No, vabbè, e le capre tutte spaventate. Ce lo danno in testa adesso. Tra l'altro la seconda è uguale alla madre, facci caso. Ti ho detto vieni giù. Allora. Ti dico di cambiare. No. Ti dico di sì, sì. Uffa. Mia moglie si deve addossare tutto sulle spalle lei. 33 anni però pare che ne ha 51, poverina. Oh, la seconda è uguale alla madre. Quante volte vi ho detto di non toccare i miei cucchi? Metti via. La prima non si sa da chi cazzo abbia preso. Io vorrei che tata Lucia gli facesse capire, come fece allora, di ascoltarci di più. Di ascoltare più quello che diciamo sia io che suo padre. Speriamo se... Loro padre, non suo padre. Lei. Ci riesce. Speriamo il bene. Odio la intro super cringe adesso, ci dobbiamo guardare. Ciao! Ciao! Bello! Che
bella tata Adriana. Ti hanno visto toccare con quelle mani. Tata May. Mi piace tata May. L'unica che non mi è piaciuta è stata Martina. Che poi hai fatto una puntata. Bravo, esatto. Probabilmente perché è un uomo, quindi non ha un istinto materno, non so, proprio. Tra l'altro c'è una puntata con Tata May che fa un sacco ridere. Quale? Forse ho presente. No, no, no. Magari poi facciamo la reaction. Bravo, te lo stavo per dire. Ora comincia la recitazione da Oscar. Ciao ragazzi, ora controlliamo la mamma che ha difficoltà. Quello è più Papa Francesco però. Ragazze, ecco, c'è un nuovo videomessaggio, vediamolo insieme. Wow. Ciao tata Lucia, ti ricordi di noi? Anni. Le bambine sono cresciute, con loro anche i problemi. Ci riserve di nuovo il tuo aiuto, quindi corri che ti aspettiamo. Lucia, ma sei rimasta proprio nel cuore di questa famiglia. Anch'io li ricordo con tanto affetto e pare che abbiano ancora bisogno di me. Come allora no? Cosa aspetti? Parto subito, non vedo l'ora di vedere come sono cresciute le bambine di Casa Guerra. Che belli erano quei palloni per saltare, però. Chi è che voglia di vivere questa? Mi ricordo che 5 anni fa uno dei problemi. Mamma mia signora. Ma chi me l'ha fatto fare? Potevo fare la cameriera. Ricordo che 5 anni fa uno dei problemi fondamentali della famiglia Guerra era un'assoluta confusione di ruoli. Fra, delle ragioni. Fra. Se tu ancora c'hai 4 anni fai ancora quello che ti dico io? Oh. Fra. A Giada e a Greta le parole mamma e papà erano del tutto sconosciute. In 5 anni si sono incresciuti i capelli della tua mamma, povera donna. La mamma, ma guarda quanto è cambiata in 5 anni. Sono la madre, però non sono luce. Chi è che sopraccia, che ragazzi? Ogni cosa per me è legge. Bisogna avere complicità. In casa erano le bambine a dettare le regole, mettendosi sullo stesso piano dei genitori. Grazie a lavorare con tutti di capra. Non ci sono le capre. Sono solo andata a guardare, non ho lavorato. Ah, allora, mica tu puzzi di capra. Mirko, tu puzzi di capra. Ora guarda lui. Ma ti rendi conto che sta puntata è stata girata 18 anni fa? Francesca e Mirko erano due giovanissimi genitori, molto ingenui, che incorrevano spesso in errori anche piuttosto grossolani. Domani ho detto. Colic. Guarda. Tu hai un tabaracchio? No, vabbè. Ma io non ho parole. Io ne diluisci con l'acqua perché così perde l'effetto. Ma vaffanculo, è sempre birra. Basta, Mirko. Alla tata. Che disapprovazione. Birra e acqua. C'è il bicchiere pieno, figlia mia. Basta. La birra. Sono mica alcolizzato, dai. Io penso che ogni tanto un goccino a pasto. Ma aveva 4 anni. Non faccia male. Insomma, non è mai morto nessuno, penso, per questo. Vabbè, mai dato dalla grappa le mie figlie, no. Vabbè, ha parlato lo scienziato. Giada e Greta erano due bambine piccole, lasciate troppo libere e spesso a contatto con attività molto pericolose. Ma non piove, tata. Giada, stai ferma che gli fai male. Poverina. Guarda. Ma dai, stronza. È tornata. Oddio, non me lo ricordavo. Ma sai che lo fanno tutti i bambini almeno una volta? Ma chissà come mai. Ehi, crescono come sono cresciuto. Ma se l'hai fatto partire tu stronza. È stata mia sorella, come no? Via.
cresco una persona di campagna. Ah beh. Bello strano. Cos'è sta canzone? 5 anni sono passati. Okay. La famiglia Guerra si è trasferita in una nuova casa e ho... Cosa? Mm-hmm. Che senso? Cioè, hanno abbandonato quella villa gigantesca? Oh, magari adesso c'hanno una casa tipo la Casa Bianca gigantesca. No, io non ho parlato, ho scioccato su ogni ora, voglio vedere questa casa. Mi ero affezionata a quella casa, Rossana. Ora sono proprio curiosa di scoprire quanto tutti siano cresciuti. Adesso che arriva la tata vi siete tutte calmate, tutte tranquille, tutte... Paura, eh? Ciao! Paura, sì, eh. Ricordate com'è la tata? Io sì. Può darsi anche che c'hai i capelli un po' più lunghi. Te ti ricordi le regole che ti aveva dato? Quali erano? Che non devi bere la birra. Non ricordarselo, aveva 2 anni. Perché le manca la birra, è ancora in astinenza. Suona il campanello. Giada, vai. No. Greta, vai tu. Oh. Che bell'effetto che ha lasciato sta tata. Mi ha tolto la birra, scusami. Permesso. Ciao. Porta. Permesso. Vatti. Ma io non so dove andare in questa casa nuova. Ciao. No, amiche, che brutta non sta so casa. Dove andare in questa casa nuova. Ciao. No, meglio quella di prima. Come va? E voi due? Ma come siete grandi? Eravate alte così? Allora, adesso lo sapete cosa faccio io quando arrivo, eh? Sto qui tranquilla e voi fate come se io non ci fossi. Ma in 5 anni è vecchiata da morire. Va bene? Vediamo un po' se siete capaci. Adesso vi andate a cambiare. Si va in stalla però. Certo. Andiamo in stalla. Inizio la mia osservazione in casa Guerra, eh? Siete pronte? Sì! Pronte? Dai. Tutti in stalla. Guarda che belli, potremmo essere noi, facciamo le Spice Girl, vedete uguali. Mirko e Francesca sono riusciti a portare avanti un grosso progetto e di questo devo rendere loro merito. Ma chi ha? Ah, poverina! Piano! Pensa quanto latte che ha! Ma lo venderanno, spero! Oppure ci fanno il formaggio. Noto subito che Giada, che è la bimba maggiore, buona, è estremamente prevaricante su Greta. Greta, fai così, ti sei lavata le mani. Ti sei lavata? Ma che cazzo, ma si vedeva che ce le avevi l'arco, Giada? Spettati di lavare. Ma non si usano i guanti. La mamma mi appare solo accettare, ma accettare con una rassegnazione che non è assolutamente corretta. Lo stereo fa levita. Ah, è su dei sospensori. Okay. No, vabbè. Greta. Dimmi. Perché abbiamo risposto tutte e due. Sarebbe meglio che leggeste un po' di libri invece che guardare sempre la televisione. C'ha ragione. Dopo poi a scuola, quando vado a sentire, Finita la preparazione del formaggio e i lavori della stalla, Francesca invita le due bambine a leggere un po'. Te, Greta, non c'hai il libro di Grillo lì? Cos'è? Il libro di Grillo? Ma perché stanno guardando loro stesse in TV? Infatti vi stavo chiedendo, ma stanno guardando la pagina stessa te, la pagina lei. Ma stanno guardando loro stessi. Lo prendi e poi leggi la pagina. Ma non ci credo, stanno guardando loro stessi. Ma che cazzo. No, vabbè, io scioccato sogno. No, vabbè, cioè, ma stanno guardando loro stessi in televisione. A te la pagina lei. No, vabbè. Il gatto. Questa c'è il bimbi, cioè, vogliamo dire.
quel coso costa quanto una macchina. Alza la voce. Nel palazzo dove la leggo io, mamma. 5 e mezzo. Ho detto la Greta, ti chiami Greta? Naturalmente non posso che constatare che Giada è sempre estremamente prevaricante su Greta. Ma era un picazzo, te l'avevo detto. Come? Nel. Le suggerisce le parole, le strappa il libro. Da dove sono? E ha un atteggiamento veramente molto indisponente. Giada, smetti! Minchia, due schiaffi, mi sta facendo venire il nervoso. Porca puttana! Subito prima di cena arriva papà Mirko. Ma è dimagrito. A tavola! È arrivato lo scienziato. Sentiamo come ci illumina una volta. Ci sarà cambiata la maglietta. Puzzerà di capra. Dai! Ma sta calma. Ti sviluppi. Oh. Giada continua il suo atteggiamento prevaricante anche col papà. Ma dai, non ci mette neanche il tavolo di buono, ce l'ho io. Non è che la prima volta che non è che il pane. Si sentono già accenni non solamente di critica, ma anche di un'ironia assolutamente fuori posto. Dai, due schiaffoni. Ma cosa c'è? Cosa vuoi? Sto guardando te? Io sono nella vita mia e sua, quindi non puoi guardarlo. Cosa? Anche qui nessuno interviene per modificare questo comportamento. O comunque il montaggio fa sempre cacare, eh. Prima stavano mangiando altro, poi sono tornati a mangiare la pasta. Del comportamento delle bambine era soprattutto un problema di ordine fisico. Mettili al computer, leggi un po' il libro che ne hai bisogno. Oddio, questo libro. Quanto vorrei avere un fratellino per aiutarlo a fare i compiti. Adesso il problema non è più tanto fisico, quanto invece un problema di comunicazione e di rispetto elementare, anche emotivo del nucleo familiare. No, scherzo. In matematica per le altre materie. Cos'è sta musica? Oh, oh, yeah, yeah. Ciao! Siamo due. Sempre capretto. Siamo noi, Giziar. Eccoci. Che bello, io anche un animaletto. Però se compri tutte quelle capre poi lavati, per favore. Ma mi chiama per forza di cose. Anzi, mi compro una tuta solo per andare lì. È vero, avevi ragione, fammi la ricotta. Dove andate? Viola. Mi compro una tuta esclusivamente per andare dalle capre. Così poi la tuta puzza di capra. Poi me la cambio, la lascio lì. La maggior parte del tempo. Ma guarda che vendono i prodotti. Anche il gelato. Fate di capra o di mucca? Era io. Sono iniziata. Cioè, e loro possono permettersi la villa solo facendo mercatini? Guarda che la roba di capra costa un sacco. Davvero? Sì. Non lo sapevo. Tante e nello stesso tempo faticoso per Francesca, e deve in questo frangente anche tener d'occhio. Vedi, gli yogurt di capra c'è scritto. È vero che loro hanno il formaggio, cosa ci consiglio? Taleggio un po' più saporito, mentre la cacciata più delicata. Taleggio. Non appena Francesca è occupata nella vendita dei formaggi, Giada e Greta corrono attraversando la strada verso il rubano senza avvertire la mamma. Fate qua, aspetto. Vai là te. Vai dentro, prendi, aspetto, non ti lasci qua da solo. Senti come risponde. No, comunque io vorrei farti notare a destra che ci sono i vestitini delle Wings, guarda che belli. Oh, vabbè. No, oh, minchia, io amo le edicole. Che sì, le edicole sono bellissime. Le stanno chiedendo tutte. Ma perché? Anche la mia amica me l'ha detto. Perché? Perché la gente non compra più i giornali. Sì. Ma che Bruno, io ci spenderò. Ti giuro che l'anno prossimo, quando mi assumono, ci spendo il mondo nelle edicole. No, rimanete aperte per me, dai.
Tu scherzi, ma io ogni tanto entro, vedo che ci sono i libri true crime e torno a casa tipo con 50 euro di libri true crime. Ma che bello, io amo, io tornerei con le io tornerei con queste qua, tipo, ah no, aspetta, tipo le buste sorpresa, no, con dentro le cose, oppure con i pacchetti dei Pokémon, io minchia, ci spenderei veramente i milioni dentro le edicole. Io in quarantena mi era partita strana e ho comprato un sacco di pacchetti di figurine di Frozen e anche l'album. Hai fatto bene, hai fatto bene. E pago questo. Questo è un difetto che si ripete spessissimo da parte dei genitori nei confronti dei capricci. Eccoci, Rossana! Eccoci! Noi tra compensare un atteggiamento sbagliato con un premio. E in effetti Giada poco dopo ripete la stessa cosa. Ancora. La sua volta. Sono andati in cartoleria. Cioè questa risponde male alla madre e come premio quella le compra il giornaletto. Stai fuori. Qua. Te l'avevo detto? Sì, ma avevi detto anche di no. E ci vado dopo per andare via. Me lo devi dire che io devo guardare quando passi la strada, eh? Il lavoro è quello il problema, non che ti sto spendendo tutti i soldi che stai facendo in quella giornata. È sostenuta da una figura forte che potrebbe aiutarla a controbattere il carattere abbastanza potente, soprattutto di Giada. Di socia, di... No, più che altro se si allontana i clienti. La mia osservazione è finita, è arrivato il momento di parlare coi genitori. Che faccio serie. È molto cazzi vostri. Esatto. Questa famiglia non è cambiata per un cazzo. Francesca e Mirko. 5 anni fa. Ti sei messa in testa, Francesca, levati quel coso. Un vostro progetto molto ambizioso di salire in montagna, di creare un allevamento di capre molto più grande di quello che avevate, eppure eravate giovanissimi. Sì. Però voi questo progetto ambizioso ce l'avete fatta a metterlo in atto. Complimenti. Grazie. E anche le vostre bambine sono cresciute. Non sono più quelle bambine che scappano, che non mangiano a tavola, che ne fanno di tutti i colori. Piace anche a loro occuparsi delle capre, dei formaggi. E questa è una cosa molto positiva. Però tu, Francesca, soprattutto, mi hai detto che proprio nei riguardi delle bambine c'è un ma. Il discorso grosso è che per educare una persona bisogna basarsi su due cose importanti: il rispetto e la responsabilità. Le vostre bambine sono tutte e due intelligenti e molto capaci, ma non sono bambine rispettose. Mettili al computer. No. Leggi un po' il libro che ne hai più bisogno. Non ascolto mica. Dai! Ma gli ho detto vai a cacare. Come puoi, non puoi permettere una cosa di questo genere, perché questa è una mancanza, no, è detta ironicamente con... Ma lui gira così il mondo. No, non gira così il mondo, non deve girare così. Ah, il mondo allora, gira le vostre così, bambine devono recuperare l'orgoglio che dovete sentire anche voi per quello che state facendo. Non sminuitevi e fate in modo che loro non vi sminuiscano, che siano sempre orgogliose di voi. Perché voi state facendo tantissimo. Io in questi giorni non ho mai visto dei gesti affettuosi da parte delle bambine. Vai dentro a prenderti, aspetto, non ti lascio qua da sola in me che ci passano le macchine. Vai! Oh, madò, che mamma chioccia, però. Voi avete fatto di tutto, ma per quanto riguarda il fare, vi siete occupati soprattutto delle cose materiali in questi anni di crescita, perché non potevate fare a meno, e poco invece delle vostre emozioni. Però questo non dovete lasciarlo sfuggire alle bambine. E quindi adesso, costruita la casa, perché la casa l'avete costruita,
dovete metterci il cuore, dovete riprenderlo fuori questo cuore. Probabilmente in tutto questo caso avete nascosto una cosa. Così dice. Con voi devono farlo anche le vostre bambine. No, vabbè. Però quindi, scusami, stop un attimo. Non credo se la siano costruita loro la casa. Cioè, ok, magari l'hanno comprata, ma è un po' un rudere. Fuori, cioè se l'hai costruita così, cazzo, ma chiamano uno più bravo se c'hai i soldi. Perché lei ha detto che se la son costruita? Boh. L'avrà fatta costruire già da soldi forconi. Minchia, ti immagini? Forconi e sbavusciate dalla capra, poverina, e non c'entra niente con la mischina, poraccia. Io vorrei che voi prestaste attenzione e col vostro atteggiamento insegnaste a loro che esiste questa parte importante che è la parte proprio delle emozioni. Commovente. E se questo, lavoreremo da domani con nuove regole. Mm-hmm. Ci proviamo. Vedremo di mettere in pratica i suggerimenti, le regole che verranno date. Certo. Convintissima. Non sperando, cambieranno come sono cambiati 5 anni fa, cambierà anche adesso. Brava, brava, mi raccomando. 5 anni fa erano dategli la birra perché sono piccole. Esatto. Papà e mamma. Ora non dagli le figurine perché sei troppo piccolo. Questa volta speriamo il rispetto nei miei confronti della Francesca, mia moglie. Che occhia, Madonna. Il nostro intento è quello, poi. Il cervello di una nocciolina. Quello, esatto. Basta. Poi scusami, cioè, cosa è venuta a fare la tata se non è servita niente? Ah, adesso dobbiamo andare nella seconda parte, ragazzi. Ci vediamo tra 2 secondi. Andavata. Le nuove regole. Ciao! Oh, vedi che era un cane. È arrivato il momento di cambiare le regole. Di cagare le regole? Adesso vi devo dare le regole. E mi spiace che non ci sia papà. No. Però sapete cosa facciamo? Io ma adesso ve le do. La bambina. E poi stasera. Ma si truccano meglio di me, queste bambine. Ma che vedere voi. Va bene? Allora, guardate un po' cosa viene fuori. Wow. Una capretta. Cos'era quel pezzo? Wow. Una capretta. È venuta fino qua per dirvi che si ascolta e si ubbidisce. Le caprette vengono a dirvi delle cose importanti, perché le caprette nella vostra famiglia sono molto importanti. Ah, starda! Allora, la prima capretta dice si ascolta e si ubbidisce. Vedremo un po' se sarete capaci di farlo. Vediamo un po' cosa dice la seconda capretta. Dice, ascolta e solo poi puoi parlare, quando l'altra persona ha finito di parlare. Poi non riferire a qualcuno, eh? No. Eh beh, ma tutti dobbiamo ricordarcelo. Questa capretta dice una cosa molto bella. Ci vogliamo... Tutti un gran bene. Madonna, ma a 9 anni leggi così, figlia mia? Io mi sono accorta che in questa famiglia ci si vuole molto bene, ma bisogna anche dimostrarlo, Certo. Come si può dimostrare il bene? Facendo una cosa prendendosi che fa bene a quell'altra persona. Bevendo birra. Se tu fai un bel sorriso alla tua mamma, la tua mamma è contenta. Sì. E allora bisogna ogni tanto farsi anche dei sorrisi. Non solo degli urlacci. L'ultima capretta ride. Si dice grazie. Io in tanti giorni non ho ancora sentito bambina, nessuno dire grazie. E dire grazie. Beh, come se piccola ti staranno carendo. Quindi è molto importante dire grazie. Grazie. Per tutte le cose belle che i vostri genitori fanno per voi. Bacino. Ma cosa l'erba? Adesso andiamo a attaccare le regole. Va bene? Bacino anche a te. Sarà stato il marito? Ma è sposata la Perugia? Se ascolti e si ubbidisce, secondo me sarà la regola che si farà un po' più fatica ad applicare. Perché non voglio né ascoltare né ubbidire. Vedremo di poter mettere in pratica, ma pure che sarà difficile. Perché io non sono abituata a rispettare le regole. Cioè, minchia, dillo pure. Anarchia in casa, non mi ricordo, guerra. Dillo pure, mi raccomando. Ma io immagino questo.
questi ogni volta che devono fare la spesa si devono fare i chilometri in macchina. Un'altra casa. Un'altra volta. Potete chiudere quel computer? Che io... C'è anche il terrazzo. Guarda. Ma c'è anche il terrazzo. Prima di cominciare il lavoro con la famiglia, decido di avere un momento di incontro con le due bambine. Questa è una? Una casa. Quando io sono venuta 5 anni fa, voi eravate in un'altra casa. Sì, è vero. Vero? E adesso siete in questa casa. Qual è che ti piace di più? Questa. L'altra. E chi ha deciso di venire qui? Il papà e la mamma. Il papà e la mamma. Perché hanno deciso di venire qua? Perché mi piaceva di più questa casa. E poi perché? Non lo c'è so, un altro perché importante. Cosa fanno il tuo papà e la tua mamma? La madre. Di lavoro. Coltivano le capre. Coltivano le capre. Coltivano le capre. Stoppa, 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 stoppa. Vabbè, piccolina, gliela passiamo. Gliela passiamo. Piccolino, ho 9 anni. Ebbè, piccolina. Però coltivano le capre, va a far morire. Levano le capre. Il lavoro. Coltivano le capre. Coltivano le capre. Le capre. E qui ce ne stanno molte di più, vero? Sì. Allora, qui c'è una casa dove ci sono tante belle cose. Ma che carini. In questa casa che persone ci sono? La mamma, il papà e 2 figlie. Questo cosa potrebbe essere? La mamma. Poi c'è il? Papà. Ma fai rispondere anche l'altra? 2 bambini. Anche questi vanno che messi a posto. Che brutti che veramente, cioè la produzione non poteva permettersi delle Barbie. E queste persone che sono in questa casa si vogliono molto bene? No. Si vogliono bene. E come fate a capire che si vogliono bene? Tu Giada, a chi vuoi bene? A tutti. A mia sorella, mio padre e la mia mamma. E come fai a dimostrare che vuoi bene a tutti? Ascolto quello che mi dicono, quello che mi dicono di fare. Certo. E quello che ti dicono di fare ti va sempre bene? Guarda che intelligente sta bambina per avere 9 anni. Quando non ti va bene, cosa fai? Mi arrabbio. Ti ricordo che 3 secondi fa ha detto coltivano le capre. No, ma è molto sveglia, a parte il coltivare le capre, ma è molto sveglia sta bambina per essere così piccolina. Quando c'ha voglia, sì. Quando c'ha voglia, per le figurine. Ma non sei convinta che quello che ti dicono va bene per bella te? Ripresa, è proprio la cosa che va bene per te. Ma però certe volte c'è delle cose che a me non piacciono fare. Però è ubbidire i genitori. Certo. Questo qua ecco, è anarchia di nuovo. Esatto. Soprattutto è un modo per che bel mascara. Per tutte le cose belle che hanno fatto proprio per dei begli te. Occhi. Sì. Se tu ma guarda come ha messo bene il mascara, ma manco io, che ho 25 anni, mi tremano le mani. Ma non gliel'avrà messo lei, non se lo sarà messo lei, dai. Lo spero. Cioè, io credo cambio almeno, questa perché cosa, sennò questa cosa cambieresti? Proprio. Chi vorresti essere, Giada? Giada. Mia mamma. È una bella risposta questa qui. Per diventare come la tua mamma cosa devi fare? Imparare da lei. Coltivare le capre. Imparare da lei. Esatto. Dirle spesso mamma come sei brava. E invece Greta, il tuo papà com'è? Mio papà lavora. Fa mio papà lavora nella stalla. Ma lavora, ma dai. Col tuo papà. Giappa a Vigna. Quindi com'è tuo papà? Mio papà lavora. Tra l'altro guarda come li ha messi i genitori. Ma no. Prontissimi per il terzo figlio. Voi avete 2 genitori molto bravi con voi, che vi vogliono molto bene. Molto bene. Dovete anche dimostrarglielo che gli volete bene. Non fare così che mi addormento. E allora vedremo come si può fare. Ho voluto fare questo ragionamento con le bambine proprio per ristabilire una situazione di rispetto nei riguardi dei genitori. Sì. Talmente di rispetto che sei dovuta tornare una già volta. Buongiorno. Ciao. Sai che l'altra cosa si è fatto? Ciao papi.
Dove sono? Spiega. Ciao papi, questo è più piccolo. Cioè era... No, che cazzo sto dicendo pure io? Vabbè, cosa stai dicendo? In questa puntata era più piccolo di me, cioè, quindi ciao papi. No, aspetta, da leggere, sì, ascolta, si ubbidisce, ascolta, e solo vuoi parlare. Qui ci vogliamo tutti un gran bene. Mi state facendo venire il vostro stomaco. Dice grazie, ascolta e si ubbidisce. Adesso seguite, adesso guarda. Sono diventate le bambine di Shining, parlano all'unisono. Mamma mia, vieni a giocare con noi. La regola più centrata è si ascolta e si ubbidisce. Che loro non fanno, nessuno delle due. Mo c'è anche il caso che andare avanti si impegnano. Un po' di più, speriamo. E lì c'è sempre la luna piena. E praticamente questi vivono al nord, non lo so. Buongiorno! Mirko e Francesca sono estremamente impegnati nel lavoro, però un loro coinvolgimento emotivo aiuterebbe molto di più anche le bambine a crescere meglio. I giorni stanno passando e ho deciso di mettere questi genitori alla prova. Ok, mettiamo la prova. Voi credevate di rilassarvi, invece io adesso vi devo mettere alla prova. Vi ho portato questi fogli. Sei in panico. Li dovrete andare a recuperare. Guarda. Delle fotografie vostre con le bambine. Calma, incollarle su questi fogli in modo che fate vedere alle bambine tutto il percorso che avete fatto. E ovviamente questo percorso deve da parte loro essere significativo del rispetto che vi devono, perché voi siete gli artefici della loro vita. Quindi il rispetto e anche la gratitudine. Io adesso vi lascio i fogli e anche la colla. Chiamate le bambine e lavorate insieme a loro. Io non sarò qui con voi a aiutarvi, però se proprio dovesse succedere qualcosa interverrò. Poi dopo vi do un voto, va bene? Cioè non ho capito, devono fare delle foto? No, devono incollare delle foto su delle foto della loro vita praticamente. Che palle. Sì, a volte danno prove migliori. Mamma mia. Però preferivo quelle prove dove dovevano andare al parco a giocare insieme. Ma tu ti ricordi, non so se l'hai visto, aspetta, stoppa, il video in cui mi pare Castamei mette il guinzaglio a un bambino, lo fa andare in giro col guinzaglio. No, quello no. Minchia, poi ce lo dobbiamo vedere. Dobbiamo fare la reaction pure su quello, però perché non l'ho visto. Minchia, non ne ho visto un sacco quello. Giada, Greta, venite giù un attimo. Bene. Adesso dobbiamo fare una cosa tutti insieme. La tata ci ha lasciato dei fogli da attaccare tutte le foto nostre fino ad arrivare ad oggi. Ecco qua. Wow. Una la mamma. Mamma, che è un po' togliere le foto. Questa è la gara. Il papà e la mamma si sono conosciuti 11 anni fa dove lavorava papà. Le prime volte non ci guardavamo mica nessuno dei due. Dopo invece così abbiamo cominciato ad uscire insieme. Dove non è cambiato. Dopo poco è arrivato questo frugolo qua. La Giada che cresce, ma nel frattempo nella pancia della mamma c'era quell'altro frugolo qua. Perché la Giada da sola non eravamo contenti di averne una sola che ci faceva tribolare. Abbiamo deciso di averne un'altra. Dopo 2 anni è nata la Greta. È arrivata la sorellina, cercata, evoluta. Ma così piccoli li avete voluti, i figli, bravi. Vedi, appena eravamo nella casa giù della nonna Salvaterra. 21 anni quando ha avuto la prima. Quando siete cresciute un po', io e papà abbiamo deciso di venire ad abitare quassù. Così che voi siete cresciuti, questa qua è già la nuova casa sul balcone di sopra. Voi avete cominciato la scuola quassù. Questa è la sala dove noi mangiamo, che voi mi aiutate sempre. Quindi sarà il vostro futuro lavoro, speriamo.
Wow, che bel futuro. Lascia decidere loro. Un po' come questa capretta qua. No. Che tiene tutti i suoi figli vicino, sperando che abbiano rispetto del papà e della mamma. Anche perché la prima non mi sembra proprio tutto questo qua. Che farà la Greta. Come la Greta. Te sei nata da te? Dalla mamma e papà. Brava. La mamma e papà hanno deciso di allargare la famiglia. E di allargare la stalla. Di allargare la stalla, di creare un lavoro. Ah, credevo che stava per annunciare la terza gravidanza. Quindi chi deve avere appunto, allargare la famiglia. Alla mamma. E allora come si dice? Grazie. Grazie a papà e mamma. Grazie ai nostri genitori. Prego. Ah, lui era grassottello, eh. Era cicciotto la giovane. Eccovi qui. Ho sentito ma anche nell'altro episodio bambine durante la prova. Diciamo che avete messo tanta buona volontà perché non siete abituati a esprimere. Dovreste esprimere un po' di più perché loro imitano voi. Però in fondo alla fine siete riusciti a fargli dire grazie. E quindi diciamo che se vi devo ma dare lui un non voto, ha fatto un cazzo. Diciamo che vi posso dare un 7 più. Vi voglio vedere arrivare al 10 però, Sarò qui. No, perché? Ci avete tanto. Torna tra altri 7 anni, tra altri 5 anni, papà. Che sono adolescenti, così anche loro da grandi riusciranno ad esprimere le loro emozioni, va bene? Mi raccomando. Non è mai successo che raccontassi la mia storia alle bambine. No. È stato un bel risultato, via, un bel lavoro. È stato molto importante perché le anche le bambine capiscono di più il senso della famiglia poi. Sa come mai? Sarà la terra forse. Saranno le capre. Sarà la puzza di capra. Okay, passiamo al terzo. Ultima parte. Allora sono 9 minuti. Eh sì, perché durano 40-50 minuti. Questa era la zia che mi stava sul culo, madonna. Quella che avevano tipo 75 figli. Sì, che arrivava la zia e dava gli ordini ai figli. Minchia, quanto... Madonna, dobbiamo fare la reaction di questa, veramente. Ho bisogno di incazzarmi. Ok, ultima parte. Qualità di merda, ma non c'è la scusa. I giorni stanno passando. Poverina, lasciata indietro. La routine che è propria della vita di montagna. Che belle. Oddio. Ma cosa vuoi fare? Ma sei impazzita? Oddio! No, guardi, c'è una vecchia! Vai dentro, fila! Ma è già da Lamborghini quel coso? Ma costa più di me? Mi vendo due reni, non lo posso comprare questo. Non si deve usare quelle forche lì, ma lo sai che se cadi te lo infilzi nella pancia si muore? Mi sembra che mi fai minchia! Ma guarda che roba! Secondo me si preoccupa di più per il fatto che costa una barca quel coso. Ma ti sembra che la mamma l'abbia fatto per farti un rimprovero o per farti del bene a dirti una cosa così? Rimprovero. E allora cosa si dice quando la mamma ti fa del bene? Ho capito mamma, grazie. Perché la mamma non lo dice per farti un dispetto. Grazie. Il lavoro che devo fare in questa casa è improntato essenzialmente sulla gratitudine reciproca. In una famiglia è la base di partenza per una serenità familiare. Il tutto si può riassumere nella semplicissima parola grazie. Grazie, Rossana. Prego. Prego, Andy. Un bacino. Quella sono le scarpe del servizio. Angaccia vuota. Ma basta! Vi ho detto di scendere, che non è roba per voi questa qua. Scendere. Devo dire una cosa. Stoppa un attimo. Adesso non per dire. Dimmi. Ma questa è nel fienile lì, nel... come si chiama? La stalla. Nella stalla sopra c'è la maglietta con su scritto Diva. Ma lei?
Cazzo, non l'ho notato. Cioè, ma la diva della stalla. No. Ma perché c'è una signora lì? Chi è? La diva della stalla. Ma scusa. La diva della stalla. No, cioè, ma tu guarda quanto spazio che hanno. Ma chi è questa? Ma poi c'è, appunto, perché c'è una signora lì? Da dove è uscita? E io la sorrivo. Ma chi è? Emma, tieni dopo la mano. Brava. Ecco, poggio la testa del suo. Francesca mi sembra più serena nel continuare il suo lavoro e nel coinvolgimento con le bambine. Ha un atteggiamento un pochino più costruttivo e più dolce, e anche le bambine ascoltano di più. L'insegnamento che mi ha dato è di parlare con loro con calma, perché con la calma risolvi tutto. Sì, ho capito, ma loro ti quella grande più che altro ti risponde male, ma scusami, Pronte? Che ora di mangiare? E mangiamo. Intanto apparecchiare, che intanto metto sulle cuffie. Signorina. Che troia che minaccia, guardala. Signorina, vuole mangiare stasera lei? Sì. Allora mi aiuta a apparecchiare? No. Arrangiati, non mangi. Dai, ma su. Come? Non apparecchi, non mangi. Però, visto che ce n'è sempre una che vuol fare e una no, dividi i compiti. A una dai una cosa da fare, all'altra ne dai un'altra. Ma quel microonde è la peggio da 40 anni. Sua. Allora, Giada, Greta, metti i piatti. 2010. Giada, devi mettere i bicchieri. Avevo 12 anni. Cioè, questi hanno il trattore della Lamborghini, hanno il Bimby. Come l'hai bloccata? Cioè, io buono, ma quanti soldi hanno questi? Sì, ma guarda come hai bloccato Tata Lucia. Schifata, guarda. Ste bambine. Giada, potresti andare bimbi, dalla mamma è lo stesso, è lo stesso bimbi che ha il moroso di il moroso di mio padre. L'amorosa di mio padre. Identico, uguale. E costa una barca di soldi quel coso. Ma abbiamo finito. Hai bisogno di qualcos'altro? Vai a chiedergli. Mamma, hai bisogno di qualcos'altro? Guarda, sono parte le cotolette, prendile da. E tu dovresti dirle grazie, però. Grazie, prendi le cotolette che sono pronte. Minchia, ma quella non è una cotoletta, sono bistecche. Il discorso del grazie è una cosa che ignoravamo un po' tutti. Ma sono quelle precotte. Invece dire grazie, oppure dire grazie, rende l'altra persona gratificata. No, ma non piace. No. Prego, buono. È una soddisfazione anche per le bambine, le inciti anche di più, sono contenti, insomma. Anche a me un po' di salsina rosa. Ma quelle precauzioni. Mi dici grazie, grazie. Sì, è vero, grazie, Greta. Sono più brave loro di me a ricordarmi le cose. Sì, non le facciamo adesso. Ma che bello sfondo, raga, troppo. Allora, divano. Divano che lo mettiamo. Ciao. È arrivato. Andiamo tutti fuori a... fuori, mangiare, non fuori, pranzo. Siete contente? Sì. Siete contente? Sono molto contenta del coinvolgimento anche emotivo di Mirko, che ha deciso di rinunciare ad un suo turno sul camion per poter stare un po' di più con la famiglia e addirittura portare tutti fuori a pranzo. Vabbè. Ma la stessa storia dell'altra volta? Cioè? Il vino era per la bambina e non per loro, ovviamente. Quello è un margarita. Che palle per andare a mangiare il posto. L'idea che ha avuto Mirko è stata molto, molto, molto bella. Madonna. Oggi ho avuto un'idea, quella del pranzo, perché non ci troviamo mai, che andiamo mai fuori noi. Non ci andavi da 5 anni quando ci hai portato tua moglie. Sì! Che pure il bacio era depresso, ma non forse più
più sentita, wow, dal fatto che comunque succede poco e si sente di più, lo senti più. Magari se mi portassi fuori tutte le sere forse non ci farei neanche più caso. E invece così è stato proprio... Ce li hai i soldi? Tutto. È stata una bella cosa. Ah sì. Tutte le sere questo vuole andare a mangiare fuori. Sette giorni sono passati. Le capre sono ancora vive. Oh, lui è rimasto, vero? Si vuole buttare. Il lavoro di questa settimana è stato molto intenso, sia per me che per la famiglia. Però sia Francesca che Mirko e anche le bambine si sono dimostrati disponibili, quasi anche loro avessero voglia di sviscerare certi sentimenti. Sette giorni sono passati, il mio lavoro qui è finito, è arrivato il momento di salutarci. Ho i brividi ogni volta che sento sta frase. Oh, bellissimi siete. Però adesso vi devo salutare. No. Allora, io vi lascio una lettera che leggerete quando io me ne sarò andata. Così rimane come ricordo. Mi dai un bacino? Ma sempre ciao piangere. Bellissima, ciao. Ma no. Ciao, ciao cara. Ciao Lucia, grazie. Mi raccomando. Beh, che possono prendere la residenza a casa della gente. Ma possono fare un altro figlio. Oh, ma non piangere, che sono andata alla rompicoglioni. Sii felice. Per tornare a bere gli alcolici. Mirko, Giada e Greta. Sì, anch'io vi devo ringraziare. Mi capita spesso di vedere famiglie dove grandi bambini non riescono ad apprezzare quello che hanno e sono sempre stanchi e delusi. Voi ancora, più di 5 anni fa, mi siete apparsi soddisfatti del grande sacrificio che state facendo per realizzarvi proprio qui in questa terra che è sì bella, generosa, ma anche un po' scontrosa. Come quando fa freddo, scontrosa, piove o nevica. Ma il vostro cuore è caldo, come la stufa della cucina. Lasciate che scaldi ancora di più. Io sono già fuori al freddo. Oddio, il freddo. È diventata una clochard la Santa Lucia al freddo. Fate qualcosa per me. Ma che cazzo piangete? Ma tipo non era Rai, cominciava uno, attaccavano tutte. Alzate i piedi e fate un giro, piangere anche tu per mano, datemi un bacio e guardandovi con affetto. Il padre ovviamente non ha sentimenti, quindi non come piangere. Persone molto importanti per la il padre felicità. Non sta capendo un cazzo, Internet Explorer piangerà oggi. Lui pensa alle cotolette. Madonna, disperate. Ma che cazzo è il giro giro tondo? Ma che cazzo fa? Ma cos'era quello? Che cazzo è? Ma cosa si fuma? Giro giro tondo, cioè vabbè. Bacini. No, no. Ok. Beh, è stata molto carina. Anche questa mi è piaciuta un sacco come puntata. È stata molto carina come puntata. Il padre di quella che hai fatto vedere prima ricordo un po' Salvini. Il padre di quella che hai fatto vedere prima è quella che è dell'ultima. Questo qua? Sì. Che mi pare che una delle figlie si chiamava Chanel, Chanel Asia, sì. Chanel Asia, che ora me lo sono ricordato. Ma che cazzo di nome è Chanel Asia? Ma io ho scioccato sogno, veramente. Chanel Asia. E l'altro Nicolas, sono ricordato. Cioè, tu chiami tua figlia Chanel Asia? E quel... e il meschino di tuo figlio, poverino Nicolas. Cioè, poi io non lo so. Boh. Ma chiamalo Leopoldo San Francisco, non lo so, boh. E l'altro ancora Alexander. Ah, erano tre? Sì. Minchia, Chanel Asia. Allora, non so perché Nicolas mi è venuto in mente, non so se era lei forse. Alexander, ho un flash, quindi sicuramente ce n'era uno. Chanel Asia, 100% sono sicuro. Perché era un nome talmente idiota che...
mi è venuto in mente, era troppo stupido come nome, Chanel Asia. Sì, perché tipo il padre voleva chiamarla Asia, la madre Chanel, quindi l'hanno chiamata Chanel Asia. Ah beh, minchia, che un'accoppiata vincente di nomi proprio. È tipo, non lo so, Chanel Carmela, boh. Vabbè, raga. Mi sono divertito. E niente. Abbiamo finito anche questa puntata, speriamo che vi sia piaciuta, non so se mi farà attivare i commenti, nel caso fatemi sapere su Instagram dove vi pare, cosa ne pensate, un bacione a tutti. Metterò, aspetta, durante l'editing ricordamelo, scrivimelo su WhatsApp, scriverò adesso siamo alla fine, secondo me non tutti arrivano fino alla fine. Ricordamelo che scrivo un avviso, perché i commenti purtroppo a causa della violazione di copyright non li fa mettere pubblici, proprio non li fa mettere, sono disattivati, quindi lo metterò all'inizio dell'editing. E niente, speriamo vi siate divertiti e noi vi salutiamo, mandiamo un grande bacio a tutti quanti, ciao 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 ragazzi. E fatto